quindi questo bellissimo teatro è un concerto benefico molto importante voluto dall'associazione Avani, è l'associazione vittime amianto nazionale italiana, e cominciamo con un grande talento, è quello di una giovanissima musicista. Il titolo del brano è Nuvole Bianche. Io chiedo a voi un applauso di benvenuto a Sole De Maglie. Quindi vi chiedo un applauso al presidente di Avani, Silvio Mingrino. Buonasera presidente. Quali sono gli impegni di Avani nei confronti di questo problema? Ma gli impegni di Avani nei confronti di questi problemi è sicuramente far sì che ci siano delle politiche costruttive a favore della cittadinanza di Broni, in questo caso, perché si possa riuscire a togliere l'amianto dei tetti a minor costo e con massimo contributo da parte delle istituzioni. Poi un altro impegno molto importante che stiamo perseguendo da circa un anno è riuscire a far interessare la scienza a un discorso di alternativo, ma più che alternativo, di contrastare quelli che sono gli effetti collaterali della chemioterapia che si utilizza per la cura del mesotelioma. Unica cura che si conosce fino ad oggi e che si pratica. Vista la vicinanza del comune di Broni, ovviamente, il primo cittadino, il sindaco, è il dottor Antonio Olivieri. Per quanto riguarda la causa Fibronit, qual è lo stato dell'arte in merito a questa situazione? Buonasera a tutti. Prima di tutto mi permetta di ringraziare il presidente dell'associazione Bari e tutti i suoi collaboratori. E vedo presente anche il dottor Protti, che rappresenta lo Sportello Amianto Nazionale, che vorrei ringraziare per la collaborazione che hanno da subito dimostrato nei confronti dell'amministrazione che rappresento. Io sono sindaco dal 2016 e da subito abbiamo cominciato a lavorare insieme, e il frutto di questa collaborazione appunto è sfociato nell'apertura di uno sportello proprio in comune, uno sportello per dare informazioni ai cittadini di Broni e non solo in merito alle problematiche relative all'amianto. Per quanto riguarda la bonifica è in corso, siamo sostanzialmente a metà della bonifica. La bonifica dell'area, parliamo di un'area di 130.000 metri quadri, è stata suddivisa in tre lotti, siamo sostanzialmente a metà del secondo lotto. Thank you.
Ma era un po' di paura, era un po' di paura, non apriamo il sipario, non apriamo, no, no.
il coro di Voci Bianche, Il Sole dell'Aurora. Un applauso. Che bello. Me to the blue is very green.
I am not surrounded. Trying to control where am I, but I guess you got it wrong day. Will you please come here, why the reading light is mine? Won't you please just go away? La segretaria e Giovanni.
De Maglie e di Jessica De Maglie. Grazie a lei, grazie a Cora, grazie a tutte le persone che stanno vicino a Romani, siamo riusciti e riusciamo ad andare avanti. Ringrazio anche l'assessore Stini che vedo qui davanti, il vice sindaco Varese Cristina. Grazie a tutti voi, se vi puoi accendere tutte le luci per favore. Grazie agli artisti che sono esibiti, però un altro grandissimo applauso al Sole dell'Aurora. Al Sole di Maglio. Andiamo a Buratti. Alto. E alla signora! E tantissimi, tantissimi complimenti al inimitabile Marco Ciglioli, il nostro...